Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Dobbiamo prendere atto del fatto che l'euro è una trappola e bisognerebbe, nel più breve tempo possibile, stabilire delle norme di uscita dall'euro. L'euro, dobbiamo prenderne atto, è stato un errore. Ora, questa affermazione, che peraltro condivido perché sono anni che lo dico e lo scrivo, non è mia, ma di un economista molto importante, perché è Gheorghe Matolsky, che è il governatore, presidente della Banca Centrale Ungherese. Ora, che cosa dice il presidente di una banca centrale, quindi il massimo della figura monetaria di un paese, dell'autorità monetaria di un paese? Dice sostanzialmente che l'euro è stato un errore per una serie di ragioni e le ricorda. Peraltro sono cose che io vi ho già detto diverse volte e quindi vi voglio ripetere queste cose perché, ripeto, non le dico io, ma le dice finalmente il governatore di una banca centrale. Che cosa ci ricorda? Ci ricorda intanto la nascita dell'euro, cioè ci dice: guardate che l'euro è nato perché un paese l'ha voluto, e molti lo dimenticano, questo paese è la Francia, cosa che io vi ho già raccontato diverse volte. La dico di nuovo perché la dice anche il governatore della Banca Centrale di Ungheria. Fu François Mitterrand che, preoccupato dalla riunificazione delle Germanie, ricordiamoci che la Germania unita era stata quella che aveva creato la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, e quando i tedeschi fanno gli arroganti, forse dovremmo ricordargli che a loro sono stati condonati i debiti di guerra, per esempio dai greci. Quindi quando poi loro mettono la Grecia in ginocchio è perché sono delle persone che si dimenticano del loro passato e di come sono stati trattati loro. Chiusa la parentesi, preoccupato quindi François Mitterrand della riunificazione della Germania, prende da parte Kohl e gli dice: guarda, io posso anche tollerare che venga fatta la riunificazione della Germania, ma tu devi abbandonare il marco. E a questo punto Kohl, che aveva interesse a fare la riunificazione delle due Germanie per una serie di ragioni storiche, accetta di perdere una moneta che era la moneta più forte allora, il marco tedesco, e accetta quindi il principio che venga costituita una moneta che si chiama euro, che di fatto viene introdotta nel 1992 con i trattati di Maastricht, quando si decide la strada euro, che poi ci vorranno 10 anni per essere realizzata. Ecco, chiudo qui la pillola di oggi, continuerò a spiegarvi questa storia per ricordarvi che quindi la ragione fu una ragione storica ben precisa, legata alla riunificazione delle due Germanie. Quindi attenzione, bisogna conoscere la storia prima di commentare l'attualità. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.